diciamo che è nato tutto in maniera molto semplice. Abbiamo girato un po' e abbiamo conosciuto un sacco di artisti così molto fighi, per cui è nato un po' spontanea la collaborazione, la prima con Jake La Furia e poi con gli altri così a ruota. E per noi è ovviamente è un po' anche un onore, no? Avere a che fare con un sacco di gente che stimiamo, ed è una cosa bella perché mischiarsi, no? Mischiare le carte in gioco e confrontarsi è sempre molto figo. Poi sembrerà così un concetto un po' cellino, ma è così, cioè è veramente così. O mi sbaglio? Io concordo. Adesso, come diceva lui, stiamo giocando i supplementari di Marassi. Abbiamo fatto tutto il partitone Marassi, supplementari Marassi, stra Marassi. E ai rigori, non lo so, stiamo valutando la proposta di Alvaro Soler, vorrebbe fare la vera hit dell'estate, tipo Arabe de Palo dei tempi d'oro, ma 3.0. Sì. Giù per su, no? Non pensiamo molto al futuro, sinceramente. Cioè, c'è un bel presente, cerchiamo di vivercelo appieno, con tutte le difficoltà del caso e il piacere del caso. Ma il futuro, abbiamo già un sacco di idee, di canzoni che abbiamo scritto nell'ultimo mese, che ci piacciono tantissimo. E diciamo che Marassi ci ha dato un po', come si può dire, la possibilità di capirci veramente a fondo, no? Di fare un po' di sintesi. E una volta che uno ha capito come fare sintesi, poi prova un po' a ripetersi, no? A giocare con questi strumenti che ha trovato. E per cui, cosa ci aspettiamo per il futuro? Di diventare molto più famosi di adesso, cioè, senza dubbio. Forse è rimasto un po' uno strascicone di attitudine del punk, del tardo punk che ha caratterizzato anche gli Otaghi. Un po' di attitudine del do it yourself, o del anche se non so cantare come Bon Jovi o suonare come Van Halen, vado su un palco e spacco tutto comunque. Esatto, anche la musica fatta con la panza più che con le ore di diciamo studio. Credo che in ogni momento ci siano un po', no, dei colori e dei paesaggi suoi. Noi abbiamo passato dei momenti in cui eravamo estremamente punk, noi abbiamo suonato nelle pasticcerie, abbiamo dormito in ogni dove, cioè, e tornando al lo-fi eravamo anche molto lo-fi e ci credevamo molto nel lo-fi perché eravamo così. Ora siamo persone diverse, per cui non ha neanche senso, no? Cercare di ripercorrere o emulare il passato, ma questo non solo nella musica, in tutto, anche a livello politico, no? Però io penso appunto anche a livello sociale, politico. Diciamo che noi quello che cerchiamo di fare è cercare di viverci, no? E far uscire, vomitare tutto ciò che in qualche modo viviamo in quel momento lì. È chiaro che se uno fa, no? Uno fa una passeggiata, all'inizio vedrà dei paesaggi, dopo ne vedrà degli altri, no? Però deve godere anche di quelli. E non sono peggiori di quelli prima. La morale è che io non tornerei mai indietro. Lo fai è una cosa sicuramente molto figa, ma che non credo ci appartenga più. Anche se alcune robe, ovviamente, anche se uno fa tanti chilometri, rimangono. L'attitudine punk, il fatto di essere molto alla mano, di essere molto easy, di essere anti-rockstar, gli ex-Otago da sempre lo sono stati, e oggi più che mai, credo. Sì, io credo che ad un certo punto di vista sia un sentimento anche molto snob quello di voler magari tornare al lo-fi, quello di avere paura di essere compresi troppo, e quindi quando si è compresi troppo si è suscettibili di mille critiche. Quando invece ti rivolgi a un pubblico che sa che quello è un gioco, uno scherzo eccetera, però è molto snob, è molto esclusivo e non fa parte del pop. Sono d'accordissimo. Il pop in realtà è come si può dire, è una costruzione dell'artista verso la gente che ha davanti, no? Per cui è anche nobile. E noi amiamo questo pop e continueremo a farlo, ecco. È il tempo, sì, è il tempo di fare ciò che stiamo facendo adesso.